Amici, rieccoci a Cucina Sportiva. Adesso tu e il forno non c'è differenza. Ragazzi, siamo in Pandam, ma che lo? Colori dell'Inter. Amala. Avete visto? È il mio stylist. Siamo carichi? Nuovissima ricetta in collaborazione con Food Spring. Faremo una cosa rivoluzionaria, nouvelle cuisine, ovvero il panino allo sgombro. Ricettona proprio. Vedi che sei proprio ignorante, senza offesa. Perché il pane lo facciamo noi, hai capito? Poi non è un pane, il pane è proteico. Luca Toni. Chi è Luca Toni? È quello del gol. Quello del gol, va bene. Iniziamo, la ricetta è molto molto semplice. Prego Giova, passa passa, vai vai. La ricetta è molto semplice, vi faccio vedere gli ingredienti. Abbiamo un preparato di pane proteico che vedete qui, pomodori secchi, pinoli, cipolla stufata e lo sgombro al naturale. Profumatissimo. Il difetto dello sgombro è che ha un odore forte, come tutti i pesci piccoli, i pesci azzurri, quindi inutile che ti lamenti. Ma tu spiega che problema hai con lo sgombro. Io non c'ho nessun problema. Io lo mangio spesso lo sgombro perché i pesci piccoli hanno poco mercurio, quindi fanno bene. Io quando penso a te, in automatico collego l'odore dello sgombro. Bella cosa da dire, cioè. Bene, va bene, posso farmi una doccia? Questa ricetta è molto semplice, ma voi mi chiederete perché fai il pane in casa quando puoi comprartelo dal panettiere? Perché questo è un pane proteico, con meno carboidrati e più proteine, quindi come dice il nome, pane proteico. Fosse stato pane... Pane? Versate tutto in una ciotolina. In queste confezioni qua ci sono 230 grammi di prodotto che vanno accompagnate con 230 grammi d'acqua. Quindi è prova di stupido, nel senso, non è che puoi sbagliarti. No, 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 scusate, non sono 230 grammi d'acqua, ma 230 ml. È prova di stupido. Cambia di poco, però cambia. Versiamo, 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 versiamo e giriamo. Li vedi i semi di lino? Poi, allora, io do un consiglio per chi vuole fare questa ricetta. Esistono anche i semi di lino banfi, che sono semi pugliesi. Che me ne avete... Qualcuno l'aveva visto Lino Banfi? Sì, meno male. Non rideva nessuno. Guarda i semi di zucca. Li vedi questi qua più scuri? Sei sicuro? Sì, ma sorelle, ma io a casa ho un sacco di barattoli con tutti i semi del mondo. Cioè, sai che c'è anche la mandorla? Però non la vedi. Non c'è. Vediamo, dai. Ma non la vedi perché è tritata, sono pezzettini bianchi minuscoli. Ma l'hai assaggiato questo impasto? Non posso assaggiare crudo. Lo sportivo assaggia sempre il proprio impasto. Cheat. Ma cheat cosa? Io però ho un'altra cheat. Ma facciamo una sbagliata. No, aspetta, aspetta. No, no, vado. Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. Cheat mia nonna. Che ricordiamo ci guarda da lassù, nel senso dell'appartamento che c'è quassù, che è ancora viva. Ma come vedo bene un seme di girasole? Dove? Lì, attaccato, lo vedi? No, qua! Eccolo lì. È come un girasole, gira in torno. Ce l'ho, ce l'ho! È come un girasole, tutto gira intorno a te. E sei il mio cuore anche, e sei il mio sole anche di notte. Ok. Ma chi la cantava? È come un girasole, gira intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Cheat Giorgia. Tra l'altro segue Cucina da Uomini Giorgia. Allora ragazzi, adesso che l'impasto è omogeneo, ha una bella faccia, vi consiglio di prendere il vostro cellulare, cercare su un motore di ricerca qualsiasi una ninna nanna e lasciate riposare per 30 minuti. Nel frattempo vado a cantare Giorgia. Sono passati 30 minuti, bisogna svegliare l'impasto. Sveglia! Ok, ora che si è svegliato e si è ripreso in maniera un po' traumatica, prendete una bella teglia da forno con la sua carta da forno. Noi avevamo già preparato e fate una bella pagnotta. Che fa rima con... Scrivete nei commenti con cosa fa rima pagnotta. E non siate volgari, ragazzi. Prendete... Pippo, vieni qua, staccamelo. Aiuto, soccorritore. Prendete l'impasto e stendetelo a forma di pagnotta. Semplice, potete farlo a rosetta, ciabatta, sfilatino. Ma che forma, è venuta bene, eh? Intanto noi abbiamo riscaldato il forno a 175 gradi mentre voi eravate distratti. Sì, ma che bella, sono soddisfatto. Ma facciamo un po' di ordine. Tieni qua, va. Voi non lo sapete, ma ogni tanto c'è qualcuno che dice: adesso ti devi fare un po' di ordine. Cioè, è il momento di infornare. Mi stavo dimenticando. Dobbiamo tostare i pinoli. Non è vero, mi sono bruciato, fa malissimo. Non è vero, raga, perché non era spento, Che attore. Facciamo un po' di ordine. Facciamo un po' di ordine. Sembrava vera? Ora tostiamo i pinoli. Verso, vado. C'è qualche procedura? Come sei insicuro? Non sono insicuro, mi sono appena ustionato. Vorrei essere certo che... Che attore. A me sembra che... Guarda che è caldo. Ho capito, ma... Vabbè. Ecco. Mi fai uno slow motion, per favore. Vado? Dagli errori si impara, ragazzi. Se mi ustiono adesso sono proprio scemo, Ok. Sono salvo. Guardate che bello. Ire. Bellissimo. Ora che il pane è pronto dobbiamo assemblare il nostro sandwich. Prendiamo la pagnotta, la mettiamo su un tagliere e facciamo un po' d'ordine. Ok. Adesso
lasciati via adesso. Ma no, che se tu quindi qua poi cadi, io ho solo coscienza, no? Ire, va che roba, guarda i semini. Hai visto? Senti qua, senti il rumorino che fa. Si sente? È croccante questo, eh. Io sono soddisfatto. Ma che roba? No, guarda, quando l'apri, guarda. Oh, sono il panino di Alessio. Guarda come sono croccante e pieno di semi. Va bene, dai, facciamo 4 paninetti. 1, 2, no, 3, 4. È il momento di farcire i nostri panini con il nostro amatissimo e sexissimo sgombro. Prima direi di fare un letto di cipolle. Questo è un consiglio, poi ognuno fa quello che vuole, per carità. Poi, mettiamo una fettina di sgombrettino. Mettiamo la copertina di pomodorini secchi. Infine spolveriamo con un po' di pinoli. Qua Cracco sta zitto e subisce tantissimo. Anzi, Cracco, se stai guardando questo video, puoi commentare per cortesia. Chiudiamo il panino. Voilà! Panini finiti, è il momento di impiattare. Ma facciamo un po' di ordine. Questa era la mia versione di panino allo sgombro, un panino leggero perché ha pochi carboidrati, grassi pochi ma buoni, derivati dai semi e dalla frutta secca, ovvero i pinoli. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, perché a 150.000 like Irene mangerà un chilo di sgombro. Che iscrivetevi al canale di Cucina da Uomini e in descrizione trovate i link a tutti gli ingredienti. Che dire, bisogna assaggiarlo, prego, 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 prego. Dai Irene, dammi la telecamera, dammela a me. Allora, fammela fare a me. Ole, aspetta, che fatemi stare in mezzo. Vabbè, abbiamo solo te, allora vieni qua. Aspetta, come si fa il fuoco? Dai, prendi. Vieni qua, guarda qui. Aspetta, sei fuori fuoco. Vai, mangia. Wow. Allora, Ire, sinceramente, non sincera. Lo sgombro, sì? Ma il pane è molto buono. Sì? Ah, ragazzi, che bello. Ma lo sai che mi stupisci sempre, Ale? Ci sentono i semi. Ragazzi, ma ora facciamo un po' d'ordine. Tieni.